si dà il via ai festeggiamenti per questi 10 anni e lo si dà in una maniera assolutamente originale, facendo insomma anche della solidarietà. Sì, diamo il via, oggi partiamo con una cena solidale, il ricavato di questa cena andrà alla Caritas di Cortona, Sansepolcro, ed è anche l'inizio di questi 5 giorni nei quali vogliamo parlare delle eccellenze del nostro territorio, in un'eccellenza dello shopping. Si dà il via a questi 5 giorni che culmineranno con la serata del 25, a presentare ci sarà in quel caso Facchinetti. Sì, la serata del 25 è un po' il clou, se questa è la partenza, quello sarà tagliare il traguardo con tutti gli scongiuri del caso, in mezzo 3 serate di degustazioni. E sentire che ci stiamo muovendo ormai e riacquistiamo sensibilizzazione proprio per il bene di tutti fa piacere. E poi quando arrivano queste cose ci sostengono, ci fa piacere per un altro motivo, perché non è che abbiamo delle risorse infinite, le richieste sono tantissime e poi le risposte bisogna darle in base a quello che abbiamo. Sicuramente quando è stata fatta nascere questa struttura 10 anni fa, qualche mugugno tra virgolette c'era stato, insomma, tra la popolazione, però insomma qui si è veramente guardato un po' più in là rispetto a queste polemiche, e oggi c'è la dimostrazione che comunque questo tipo di strutture, seppur private, portano però sviluppo anche a un territorio. Ma assolutamente sì, in un momento difficile e complicato come questo non mi immagino una Valdichiana come potrebbe essere, nel senso il Valdichiana Outlet Village ha dato tantissime opportunità di lavoro e quindi in questo momento c'è bisogno delle opportunità, tanti giovani che sono a casa e quindi è veramente... C'è stata una visione del futuro anni addietro, perché questa struttura è veramente di supporto in un momento complicato come questo al lavoro e soprattutto ai giovani. Tells you with a smile so sweet, what a little stone.